Il Comitato Scientifico per la Salute, l'Ambiente e i Rischi Emergenti, SHARE, su richiesta della Commissione Europea nell'ambito della revisione della TPD, ha pubblicato un report sulle sigarette elettroniche. Gli studi presi in esame per giungere alle conclusioni che stabiliranno l'esito delle sorti dello svapo giungono a conclusioni fortemente interpretabili. Abbiamo bisogno di fare il punto sulle evidenze scientifiche e di vita vissuta che dimostrano che lo svapo è un metodo efficace per la riduzione del danno e la cessazione della dipendenza. Compilando il questionario promosso da ETRA, di cui troverete il link in descrizione, potrete esprimere il vostro parere riguardo le questioni al vaglio dei tavoli di lavoro indetti per la stesura della TPD3. Non possiamo permettere che venga strumentalizzata la propensione dei giovani a scegliere un'alternativa meno dannosa del tabacco combusto, che gli permetterebbe di evitare in tempo i danni certi di una vita da tabagisti. Non possiamo privare della grande varietà di aromi chi, come il più incallito degli svapatori, vuol modificare il proprio stile di vita discostandosi dalla dubbia aromaticità del tabacco combusto. Dobbiamo capire che le limitazioni della dispensazione della nicotina allontanano la gente dall'utilizzo efficace dei vaporizzatori personali, in un percorso di cessazione della dipendenza. Abbiamo tutti a cuore la questione dell'inquinamento e sappiamo che sistemi usa e getta e boccetti da 10 ml creano un volume di rifiuti facilmente evitabile. Dobbiamo portare la nostra testimonianza di utilizzatori di un sistema che ha nella sua varietà di hardware e liquidi la forza della novità continua che aiuta psicologicamente nel processo di disintossicazione. Chi ha intrapreso il percorso della riduzione del danno sa che una tassazione equa non lo allontanerà dalla via intrapresa. Inasprire la tassazione sarebbe un deterrente inammissibile per chi si vuole avvicinare ai vaporizzatori personali. Limitare la scelta di mercato di aromi ed hardware taglierebbe fuori una fetta consistente di futuri svapatori che rimarrebbero inevitabilmente legati al fumo, insoddisfatti delle proposte limitate. Impegniamoci tutti per una causa comune. Abbiamo l'occasione di avere voce in capitolo in un processo legislativo che riguarda la nostra salute. Tuteliamo il nostro diritto allo svapo e diamo la possibilità a chi vorrà intraprendere un percorso in questo mondo di farlo in modo sereno, sicuro e privo di restrizioni. Compiliamo tutti il questionario. Abbiamo tempo sino a dicembre e occorrono pochi minuti. Con un piccolo contributo, insieme, possiamo fare la differenza. Grazie.